Era giusto che la popolazione avesse contezza della situazione che stiamo vivendo con questo assalto che c'è quotidianamente da parte dei lupi. È stata una prima assemblea molto partecipata e decisamente animata, quella convocata nella sala parrocchiale di Rigutino, siamo alle porte di Arezzo, da parte del comitato Problema Lupo. Innumerevoli casi di segnalazioni da parte dei cittadini di avvistamenti o casi di predazione, di poche ore prima il caso al Parco di Lignano. Sono più di 30 anni che ci sono quei recinti, mai assolutamente, poi sono alti, sono recinti che non sono dell'accessibilità. Questi qui sono animali di 70, 60, 70 kg che vengono sbranati facilmente. Certo che c'è paura, perché io tra l'altro abito in campagna qui alle pendici del parco. Se esco di sera vado a chiudere le galline e un lupo è nelle vicinanze, che faccio di notte? Cioè non c'è più sicurezza. Alcuni momenti di tensione ci sono stati durante l'intervento estemporaneo di un esponente del comitato Foresta Foresta, allertata anche la polizia municipale, ma di certo problemi di ordine pubblico non ci sono stati. Nessun lupo ha mai predato umano, tantomeno bambini, quindi noi siamo a disposizione per essere consultati in qualsiasi momento per dare una consulenza se l'animale avvistato è un lupo canis oppure se è un cane lupo cecoslovacco, come quello, per esempio quello che ha predato le tre pecore dell'avvocato. Fosse vero che sono animali selvaggi, animali ibridati, a questo punto se non sono lupi sono cani. È sufficiente catturarli, si mettono nei canili e si gestiscono. Il lupo nell'ultimo secolo non c'è mai stato, l'abbiamo quasi portata all'estinzione, dopodiché hanno deciso giustamente di proteggerlo, ma da allora non è stato controllato, siamo arrivati a 3.500, 4.000 lupi, non si sa, siamo fuori da ogni logica. Io posso parlare per la ZRV e la ZRC, che è zona di rispetto di ripopolamento e cattura di Civitella e Monte San Savino. Si è iniziato con uno, poi la coppia, dopo, l'anno dopo sono diventati 5, ora a Civitella sono 8, ma non Civitella tutto il comprensorio Civitella. Se dopo andiamo tra il Monte Civitella nei boschi ce ne sono altri, questi sono quelli che sono nati in pianura. I cittadini chiedono tutele alle istituzioni e dall'assemblea è partita una petizione che finirà nel tavolo dei ministeri competenti.